No, ma la sua è una testimonianza importante perché... No, ma lei guarda, sta... a Svizzera, in Svizzera io fate sì. Capo anche una sedicinaia di ore al giorno, eh. Tanto, ma però tanto. Sempre meno che in Senato. Sì, ecco quello. Ma infatti io capisco i giovani che si vogliono portare via la fava, quelli col mal di testa. Cosa c'entra mal di testa? Cos'è? Sì, il discorso che avete fatto prima. Cosa? Sugli italiani con le emicranie. Ma quale emicrania? Cosa? Chi? Cosa? Gli italiani che vanno fuori. Che emigrano. Esatto, i micragnosi. No, esatto, quella roba. Si dice migranti. Appunto, io, ma io ti dico, pure io ho micrata. Anche lei, infatti. La beata fava l'ho portata via, che avevo 16 anni. 16. E ho scelto di andare a Svizzera, perché è la patria del cioccolato, sì, certo, delle mucche, certo, del formaggio coi buchi, che io coi buchi mi ho divertito tanto. Non ci interessa. Che, che non te l'ho detto mai, ma io ci andavo matto come cantava Claudio Zabaglione. Claudio Baglioni. E io credo che migrare, parliamo seriamente, però. A me è servito per capire qual era la mia strada nella vita. Certo, cioè certo. Cercare tanto di non fare un cazzo. Vabbè, speriamo invece che per gli altri ma che migrano... Poi, l'insegnamento sia infatti diverso. Infatti poi ho imparato, sì, che mi ho fatto leggere. Infatti poi ha fatto la ma non tutti sono fortunati come a me, no, che no, all'epoca certo. Ho trovato un Antonio di dietro. Di per dietro, questo di dico dietro. Ai giovani che l'Italia è un paese difficile, eh? Sì, in effetti, sì, per carità, è difficile, la Melona ha alzato il contante, che non è un valore, incentiva la cazzitocrazia. Sì, no, ma vabbè, io dico, andatevene via, l'orgasmus all'estero, non fatelo solo di un anno, fatelo al trans. A oltranza sarebbe, dai. Vabbè, quello che è. Basta che ve ne andiate, che ve ne andata, no, perché in questo paese non c'è il marito di Chiara Alzia. Cosa ha detto? Quella cosa che danno pure è la medaglia al marito. Al merito, non c'è la meritocrazia, voleva dire. Esatto. Io ti dico questo. Cioè. Però scusi, è sbagliato andare via. Anzi, la politica dovrebbe porre le condizioni nel paese perché i giovani possano restare, no? Sì, non è facile, è difficile. Però il dovere proprio della politica è creare le condizioni. Ma anche perché se voglio mettere i condizionatori. No, ma non si tratta di condizionatori. Non è che tutti i condizionatori ce li puoi mettere a un ragazzo giovane dietro sulla schiena che si dice ti metto il condizionatore. È difficile. Cioè. Ma non c'entrano i condizionatori. Ti dico la che politica non ci riesci. Noi dovremmo. No, cosa c'è? Eccoci qua. Amico caro. Sì. Amico caro, te lo dico da pecora depilata. No. A te, ragazzi. La pecora le viene bene. Sì, senta, sì. È lontano. Mi spieghi che cazzo te ne frega te dei giovani? Ma noi dobbiamo investire. I giovani non c'hanno speranza. Ma noi dobbiamo aiutarli. I giovani sono come lo spago che tiene il salame. Ma cosa dici? Ma no, ma perché? Quando lo mangi dello spago che cazzo te ne fai? Sì, ma cosa si butta? Al massimo qui possono sperare di stare sul divano, aspettare i soldi del bruciore di stomaco. Che cos'è un bruciore di stomaco? Quello che prendono con l'acidità di panza. Il reddito di cittadinanza, esatto. Sì. Ma no, ragazzi. Ma non si amico può. Caro. No, ma amico lo caro. Lo levano pure, non fate sentire. Ma lo levano pure. Ma no, magari no. Qui guarda. Per fare la Porsche carriera lo levano. Carriera, solo carriera. Devi avere dei pomelli per fare la Porsche carriera. I pomelli? Cosa dici? I pomelli? Quelli che ti aprono le porte. Ah, le maniglie si dice. Devi avere delle maniglie. Ti piacciono le cose lunghe. Ma no, è un modo di dire. Ma sei smaltico. Ma non ci sarebbe niente di... male, ma fotti bene dei giovani, apriti un partito tutto tuo di quelli che portano la 42 di camicia. Che cosa? Lo chiami Fratelli d'Italia. Ah, mamma mia. Mandi fuori dai coglioni giovani, amico caro. Guarda... E tutta la crana. Te la prendi tu. Te la prendo adesso. Vattene all'estero. Perché? Che devo cantare il mio ultimo singolo tratto dall'album The Dark Side of Ignoranzaia. Prego. E scappa, 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 e scappa dalla sbaglia, qui resta la gentaglia che la crana va a contar. Tirami la gamba, sì, sì.